Ciao a tutti e benvenuti in questo pressapochistico video annuncio. Sì, non sarà un video normale, ma sarà un video annuncio, una cosa un po' diversa. A piccolissima richiesta, domenica 13 giugno alle ore 9 si riapre la caccia al brusa, che si farà qui dalle mie parti, quindi zona Canavese, Valli di Lanzo. Per chi si fosse perso il video della prima edizione, qui in alto il link, così andate a dare un'occhiata e vi fate un po' un'idea di che cos'è. La prima fase, quella della caccia vera e propria, inizierà alle 9. A quell'ora, da un punto casuale della Corona Verde, tra Nola e Lanzo, attiverò il live tracking sul mio canale Telegram, il Brusa. Quindi andate a seguire anche la pagina Telegram. Da quel momento la caccia sarà aperta. Si concluderà alle ore 9:30 circa presso la Cappella di San Vito Martire a Nola. Link dell'indirizzo in descrizione. Cosa volete di più? Vi sto dando un sacco di informazioni. La seconda fase invece consiste in un semplice giretto tutti insieme fino al Ponte del Diavolo a Lanzo, un percorso adatto a tutti e tutto. Ma perché proprio il Ponte del Diavolo e soprattutto perché è importante la prima fase della caccia? Perché non posso venire direttamente alle 9:30 alla Cappella di San Vito? Perché i primi 5 cacciatori che mi accopperanno riceveranno una sorpresa, una sorta di trofeo di caccia, messo a disposizione dalla Demon Sunglasses, azienda italiana che produce occhiali sportivi. Guardate che belli questi performance con lente specchiata verde! E guardate che belli questi vallone con lente fotocromatica specchiata, spettacolari. In più qui sotto in descrizione vi lascio un codice sconto da poter utilizzare sul sito ufficiale di Demon Sunglasses. Ma io abito in Molise, non potrò partecipare alla caccia al brusa, come faccio? Tranquillo amico mio, se la cosa vedo che funziona, organizzerò delle cacce al brusa in tutta Italia, in tutto il mondo. Bene! Questo è tutto, ci vediamo il 13 giugno sulla Corona Verde per la caccia al brusa. Non mancate, mi raccomando. Ciao a tutti, se avete delle domande non troverete risposte. Ciao!